chiedo gentilmente di ricordarmi per la videocamera nome, cognome e qualifica. Va bene. Allora, mi chiamo Fusco Biagio, sono una nuova realtà in pratica nella distribuzione di alimenti biologici e tutto quello che riguarda i prodotti naturali, compresi anche le creme e oltre alla gastronomia. Un attimo, adesso le faccio la domanda giusta. Allora, le chiedo di presentarmi un attimo la sua azienda, tutto partendo dal nome, in che zona operate e di che cosa si tratta. La mia azienda si chiama BioBontà. Opera in Italia e anche all'estero in alcuni paesi europei, compresa anche un paese, l'Australia in pratica, anche perché sono stato lì, quindi ho dei clienti in Australia, della vendita di alimenti biologici e diamo la possibilità a tutti gli esercenti di poter commercializzare prodotti bio quasi allo stesso prezzo del cibo convenzionale buono. Tra l'altro la realtà del bio è sempre più... entra sempre più nelle case degli italiani e non solo, quanto è difficile fare cultura biologica e soprattutto se c'è oggi una cultura differente? No, in pratica purtroppo c'è tanta discriminazione per quanto riguarda il biologico, però io magari dico sempre ai miei clienti, alle persone che conosco, prima di giudicare, di assaggiarli, di provarli, perché effettivamente quando provi un prodotto bio si nota una differenza, fa la differenza, perché comunque ha un sapore diverso dai prodotti normali, quindi vuol dire che qualcosa c'è. Anche perché comunque per ottenere dei prodotti bio la certificazione comunque sono soggette a dei controlli che sono tantissimi e non è facile ottenere la certificazione. Quindi io lo dirò sempre che comunque bisogna credere al bio perché il bio veramente esiste. Ecco, tra l'altro lei diceva, mi pare di capire, riesce a ottenere anche un prezzo, diciamo, una grande particolarità del bio che spesso volte sì, sì, perché in pratica è stata agli inizi, quando è venuto il boom del bio in pratica, tanti esercenti approfittavano del discorso che era biologico e quindi magari esageravano un po' con i prezzi. Effettivamente sì, costa qualcosina in più rispetto agli altri prodotti perché ha un'altra lavorazione, è molto più curato, ha bisogno di molte più ore di lavorazione, quindi per questo è molto più caro. Però se uno magari metterebbe il prezzo giusto sarebbe un prodotto che lo potrebbero acquistare tutti. Ecco, la vostra presenza oggi a Expandere, cosa ne pensi di questa iniziativa? Bellissima, un evento dir poco stupendo, cioè, hai la possibilità di poter conoscerti con altre aziende, di confrontarti e soprattutto di farti conoscere, perché è la cosa più importante, poi di esprimere il tuo giudizio, le tue opinioni.